qual è il tuo dolce preferito? Beh, io di sicuro risponderei tiramisù. E il tiramisù è uno dei dolci che è semplicissimo da realizzare, però da mano a mano che va a realizzarla cambia tutto. E non è solo questione di, come dico spesso, di ricetta, perché possiamo avere la stessa ricetta, io e te, e di conseguenza il risultato sarà diverso. È un po' tanto ciò che si va a fare con quella preparazione, magari con quella ricetta, nel modo in cui si va a realizzare il tutto. Però ci sono anche delle componenti che fanno davvero la differenza, come ad esempio il classico savoiardo. In molti, purtroppo, anche da italiani, essendo nella patria in cui è nato il tiramisù, che cosa fanno? Realizzano il savoiardo? Non lo realizzano il savoiardo, lo comprano. O magari usano anche i pavesini, che per carità può essere fantastico, buonissimo, però io mi sono detto, perché non condividere nel modo corretto come si può realizzare il savoiardo per bene, in modo tale che tutti possano realizzarlo, in modo tale che tutti possano poi replicarlo per un ottimo tiramisù. Quindi oggi vediamo come si può realizzare nel modo corretto il savoiardo in tutte le sue fasi, in modo tale che anche tu, se ti va, puoi replicare questa tipologia di ricetta, tutto ciò che andremo a dire, per avere poi un risultato fantastico per un tiramisù fenomenale. Se è la prima volta che capiti sul mio video, sul mio canale, io mi chiamo Luigi Franco, se non mi conosci, sono uno chef pasticcere, pratico la pasticceria da oltre 10 anni e sono il fondatore e il creatore della Pastry School. La Pastry School è una delle prime scuole di pasticceria pensate interamente per il web, è dedicata a tutti coloro che hanno passione, sono aspiranti pasticceri che vogliono migliorare e conoscere la pasticceria in modo completo, avere magari tutte le competenze necessarie e conoscere con chiarezza tutto ciò che è l'argomento pasticceria. E con questo video mi sono preso l'obiettivo di poterti condividere quelle che sono alcune tecniche e alcune osservazioni molto importanti per una preparazione basilare che in molti magari non fanno perché preferiscono comprare, che in realtà è super semplice, che è il classico savoiardo. Quindi andiamo a vedere come si realizza. Come possiamo creare un ottimo savoiardo? Beh, dobbiamo tenere in considerazione che l'uovo in sé, che va a separare poi quello che è l'albume e il tuorlo, dove andremo a montarli separatamente, come sta succedendo proprio adesso con l'albume, devono essere freschi, perché le proteine presenti al suo interno dovranno essere della forma più integra possibile, ovvero freschi, stabili, che riescono chiaramente a creare un montaggio in planetaria ottimale, creando una schiuma cremosa, proprio come quella che stai vedendo adesso con il becco d'uccello, che deve avere una consistenza simile alla schiuma da barba. Un trucchetto molto interessante è quello di inserire lo zucchero non da subito, ma a metà montatura per quanto riguarda gli albumi, mentre per quanto riguarda i tuorli, che non andranno a ingamerare troppa aria, possiamo inserire quello che è lo zucchero anche da subito, in modo tale che poi nel finale aumenterà la viscosità della schiuma del tuorlo, creando poi una consistenza molto compatta ma cremosa. Questo non andrà a salire su di volume di tantissimo, ma avrà chiaramente quell'aria necessaria per creare una consistenza cremosa della massa montata che stiamo realizzando. Qui adesso che cosa abbiamo? Abbiamo la farina e la fecola, che aiuteranno a creare che cosa? La stabilità del savoiardo in cottura, che andremo a setacciare bene bene bene. E dopodiché, una volta che abbiamo fatto questo lavoro qui, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lasciarlo da parte, perché è arrivato il momento di unire le due masse montate, ovvero l'albume e il tuorlo, con le farine e la fecola che abbiamo setacciato. Quando andare a levare via dalla planetaria quello che è il tuorlo che stava montando con lo zucchero? Quando riesce a scrivere e mantenere la sua forma durante chiaramente la caduta della massa stessa. Dopodiché, che cosa facciamo? Andiamo ad inserire un po' per volta l'albume spumoso cremoso con la farina e la fecola, un po' per volta, andandolo magari a fare per 3 volte, per poi andare con la marisa dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, per non andare a rompere le bolle d'aria, perché dobbiamo avere una consistenza nel finale cremosissima e non magari spumosa, compatta o magari in sé per sé anche liquida, ma deve essere spumosa e cremosa e stabile. Quindi noi dobbiamo mantenere questa consistenza facendo anche unire le due componenti nel modo ottimale, andando dal basso verso l'alto, fino ad avere una consistenza cremosa e stabile, proprio come quella che abbiamo adesso. Dopodiché siamo pronti per prendere quella che è la nostra punta numero 10, l'utilizzo chiaramente di una carta da forno, una teglia e una sac à poche, classici strumenti da utilizzare. Come vedi, sulla teglia ho inserito quello che è lo staccante, il burro spray, per far aderire nel modo corretto quella che è la carta da forno al di sopra della teglia, così che non ci sono chiaramente pieghe che possono
possono deformare poi il nostro savoiardo in cottura e anche durante il dressaggio. Come vedi, la carta da forno si è andata ad aderire perfettamente alla teglia e questo darà un vantaggio maggiore durante il dressaggio, l'inserimento del savoiardo sopra la teglia. Mi raccomando, lo spazio deve essere di almeno 1,5 cm tra un savoiardo e l'altro, in modo tale che chiaramente anche durante la dilatazione in forno, l'evaporazione e chiaramente la crescita del savoiardo, questi non vadano ad unirsi in forno. Dopodiché, una volta che abbiamo fatto questo lavoro qui, i nostri savoiardi sono pronti per la cottura con lo zucchero a velo su in superficie. Abbiamo cotto il tutto a 165 gradi per 20 minuti e questo qui è il risultato nel finale dei nostri savoiardi. Io spero che con questo video, con i consigli, con tutto ciò che abbiamo visto, possa nascere in te l'intenzione di voler creare un tiramisù con le tue mani, creando il savoiardo per poi andarla a inzuppare nel caffè e creare un qualcosa di spettacolare. Piccola domanda: se vuoi vedere o se vuoi conoscere come poter realizzare un tiramisù un po' diverso dal solito, magari facendo riferimento a questo savoiardo qui, a questa ricetta, per poi far nascere un altro tiramisù, scrivimi giù nei commenti, fammi sapere se ti va di vederlo, così magari nel prossimo appuntamento vedremo come si può realizzare un tiramisù innovativo con un savoiardo che abbiamo realizzato in questo video qui, in questo appuntamento. Se ti è piaciuto il video, lascia un like. Se non vuoi perderti il prossimo appuntamento, magari dove andremo a realizzare il tiramisù, iscriviti al canale e per il resto grazie per essere stato qui con me, ti aspetto alla prossima. Ciao!